liberi dopo tutto. E perché? Prima come eravamo, scusa? Dai, Keith, è stato l'ultimo giorno di scuola, mandiamo tutti a fare in culo, cazzo! Anche prima mandavi tutti a fare in culo! Potevi decidere da solo se sei libero o no! Altrimenti sono gli altri che decidono per te. Sì, non c'è dubbio. Liberi non si diventa. Non è gratis la libertà. Tu devi essere pronto a offrire la vita nella lotta per la libertà del tuo popolo. Le cose vanno così. Sì, sì, è così, cazzo, è ovvio. È ovvio che è ovvio. È libero. È chi prende la propria libertà. Che non la tiene da nessuno. Tu devi essere pronto a prenderla, se vuoi averla. Devi essere pronto a morire, se vuoi averla. Altrimenti non sei libero. Lui è uno di quei comunisti che racconta stronzate di merda a scuola. Ma su che cosa? Su di me. Per esempio. E anche su di me. Sui miei camerati. E se uno li copre di merda, deve essere pronto a pagarne le conseguenze. Io non credo di aver mai detto niente contro di voi. Fin dove salta il cane? Fin qui! Fin dove salta? Fin qui! Fin dove salta? Hey! Hitler! Hey! Hitler! Dillo! No. Di Heil Hitler! Perché? Perché te lo ordino! No! Dillo! 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 So esattamente come sarà. Lo sogno sempre. Io sogno di trovarmi su una montagna altissima. Oh, è così alta che non vedo il mondo laggiù, in fondo, che sta sotto. Non vedo che altre montagne. Mi arrampico sull'ultimo tratto ripido e raggiungo la cima. Ah, lassù l'aria è limpida, È pulita. Lassù è pace. L'intero mondo giace ai miei piedi. Io faccio un profondo respiro e nello stesso istante il proiettile di un fucile mi trapassa il petto e va dritto al cuore, il costato, la carne, il cuore esplodono, vanno in mille pezzi. Ed io muoio. Ritorno ad essere intero solo dopo la morte. Puoi chiamarci dalla Grecia per darci un saluto. Non mandarci una fotografia di te, Goran, con i buchi del culo rosso.